secolo scorso è stato chiamato il secolo della luce. Lo era tecnologicamente, però nella misura in cui siamo saliti così tecnologicamente, siamo così caduti moralmente. I funerali di Monsignor Ilario Incappucci tenutisi a Roma avrebbero avuto motivo per essere una notizia, anche se i media italiani l'hanno ignorata. Di solito si meravigliano nel vedere pregare insieme cristiani e musulmani. Con questo vescovo 95enne succedeva da decenni e succedeva in ambiti in cui il terreno comune fra popoli e religioni c'è stato da secoli. Roma è stata il suo rifugio per 40 anni e non per caso. Lui voleva tornare alla sua terra, diceva la mia speranza, il mio sogno è di poter vedere Gerusalemme, di poter pregare a Gerusalemme, di poter visitare la Palestina. Hanno impedito, quando il Papa è intervenuto, il defunto Papa è intervenuto per chiedere a Israele di concedere il permesso a lui per visitare la Palestina, hanno rifiutato. Quando Capucci fu accolto, l'Italia era il paese occidentale più vicino e attento ai diritti del popolo palestinese e alla sovranità dei paesi arabi. I politici italiani di quel tempo sapevano cosa significhi resistenza, quanto conti una lotta di liberazione contro una potenza occupante. I politici di oggi se ne sono dimenticati, perciò sono stati silenti sulla morte di questa eminente figura che in Medio Oriente ha avuto in questi giorni invece grandi tributi. Per questo capivano che Capucci era un grande uomo di pace, costruiva il dialogo fra popoli, ma allo stesso tempo teneva fermo il diritto a resistere, perché la pace si fonda sulla giustizia. Se c'era da costruire negoziati difficili, lui c'era. Anche la Palestina l'ha perso, lui è siriano l'abbiamo perso, Aleppino, allora il suo ordine l'ha perso e anche soprattutto lui faceva parte del sinodo come vescovo. In Palestina l'hanno conosciuto bene, l'hanno sofferto con lui quando l'Israele l'ha messo in carcere per 4 anni effettivi. È stato dalla parte del suo popolo che soffre le pene dell'inferno per mano dell'esercito israeliano che occupa la Palestina. Ma lui diceva sempre: gli ebrei sono i nostri fratelli in questa nostra umanità. Un giorno dobbiamo ritornare a vivere in pace in Palestina, cristiani, musulmani, ebrei, in un clima di solidarietà umana e di amore e di pace. Veniva tutte le domeniche, tutte le occasioni, veniva con noi e pregava con noi per la liberazione della Palestina o per lo Stato palestinese, per il ritorno dei palestinesi alle loro case, per vivere dignità a casa loro. Veniva anche con noi per pregare per la Siria, per la fine di questa crisi importata a causa del terrorismo. Roma è anche la sede del papato, il centro di una rete di dialogo religioso che raggiunge il mondo intero. Capucci, fino alla fine, fu un testimone combattivo che portava nelle stanze vaticane le voci di molti popoli che altrimenti sarebbero stati ignorati. Tutte le religioni, tutti i credenti fedeli a Dio, si uniscono, che sia in chiesa, che sia nella moschea. Lei ha visto un sheikh, un imam, ha visto anche l'ambasciatore iraniano presso la Santa Sede, ha visto l'ambasciatrice palestinese presso il Quirinale, tante rappresentanze dei stati. Vuol dire che questa è la Siria e questa è la personalità anche di Monsignor Capucci, che univa tutto per tutti e Dio per tutti anche. Anche ora la sua voce peserà nella coscienza di tutti noi. Aleppo è liberata grazie ai sacrifici dei nostri martiri e ai sacrifici dei cittadini aleppini siriani, che i nostri martiri dell'esercito siriano, con i sacrifici del popolo, hanno liberato questa città, la seconda città della Siria e la capitale commerciale della Siria. In questo qua, questa liberazione, lei è già liberata del terrorismo voluto da fuori, dai nostri nemici, dei nemici della convivenza, dei nemici della giustizia, nemici della pace.